Adesso tra poco avvio il bingo. Appena arrivo un'ora di stream, fra un quarto d'ora avvio il bingo. Appena pullo l'out of Misty con lo Slow King con Water Spout stabbato. Lattico a Portofino all'asta. Non è molto credibile, però il beneficio del dubbio si lascia sempre. Il beneficio del dubbio si lascia sempre. Wing Attack Stab Fire. Questo non è male. Boh, lo trasto, frate. Spero che non me lo stirino a caso. Come sta succedendo gli ultimi 2-3 try. Non a caso, però, capito se becco Archeops con il Nuts. Lo so che farà questo 8. Beh, buono. Anche perché questo mi fa livellare un po', Mi fa un po' livellare l'Archeops. Obiettivo sarebbe, come ho già detto, chiudere top 10. Che sarei molto contento, come abbiamo già detto 2 settimane fa. Considerando che 3 difficilmente li finirò e... considerando il tutto, sarei contento di chiudere top 10. Vediamo se ce la faremo. Top 25 andrebbe anche bene, però top 10 sarebbe l'obiettivo. No, non ho il tempo di finire i try, Kittyman, cioè. Con anche tutta la roba della casa o altro, anche a livello mentale mi porta via energia e tempo ora in sto periodo. Però top 10 sarei contento. Proviamo, vediamo cosa riusciamo a fare. Buono, serie B giù. Questo mi dà XP, fra. Godo. Buono, Energy Powder buono. Wing Attack, Stab, Super F. Shockwave che dovrebbe shottare. Buono. Wing Attack, Stab, su. Buono. 18, ho posto Trainer, Rinaz. Molto bene. Barney, che corsi vorresti vendere? Vorresti lavorare con Thomas Makorig? E con Luca Valori? Si chiamavano così? Pazzia. Luca Valori, Thomas Makorig e Antonino Manuel Carboni. Il tridente dei Fuffaguro di Dubai. Follia. Da mettere in una stanza e cacciarci un'atomica. No, sto scherzando, dai. Capo, non puoi dire tutto quello che pensi, devi stare tranquillo. Purtroppo non si può. Certe volte non si può. A parte che sono un coglione perché devo probabilmente fare Shockwave, ma... muoio perché non c'ho HP. Bello sta roba. Cioè, non è che io non c'ho HP, è che becco Rayquaza al 14 che è solo HP. Questa è la roba assurda. Porco Dio. Che sfiga, Dio cane. Cioè, becco Rayquaza che ha solo HP, ti giuro. Cosa fa su Suspicion? Lo prendi il recoil, vero? Non c'entra un cazzo con il no recoil di sta roba. È solo Rocket e Magic Guard che non ti fanno pigliare il recoil, giusto? Ma stop learning double edge. Ho già pochi HP. Becco, ormai rischi di morire da imposter. Cioè Rayquaza che è solo HP con imposter. Magnifico. Magnifico da sapersi. Oh oh, Rayquaza. Oh oh, vabbè, ci sta. Merda, grazie, Damo. Del Ray di Olsen. Ho startato poco fa. Stamattina me la sono bigiata un pochino prima di Pokémon. Ora me la sto pokémonando nel chill. Madonna, però.
a parte che ci sta a provare anche la Shockwave, meglio Shockwave. Merda, però 22 quasi, forse 22. Nuts. Ma che cazzo ci fai qua? A tutti quelli che giocavano a BG un tempo, ora guardano la Kaize, seguono la Kaize, giocano la Kaize, Damo, quindi è molto possibile che va svariati nickname che ai tempi riconoscevi su Battlegrounds, ora guardino Pokémon da me, da Lepre, da Mattia, da Poli, non lo so da chi, però sì. È molto molto possibile. Articuno? Capo, io mi chiedo com'è possibile che abbiano sta porco dio di difesa speciale. Ora dormo. No, ragazzi, non mi tocca incazzarmi. Molto bene. Minchia, il 23 per palestra è follia, però. Boh. Buono. 23 per palestra e follia. Ma sto minchia gioca poker con te. Ah, quindi non è un battlegroundser. Poker e Kaizo. Sembra il punto d'arrivo della vita. Poker e Kaizo. Uova da tossare. Prima sì, ma le avevo già tossate. C'è un fair pledge che non è di contatto. Cursed body. Sismic toss. No. 24. Chiamano è Barney 222. È Barney, è il Barnianzo. Una delle persone più stupide del panorama di Twitch. Juve Lazio 2 secco, non lo so, ripeto, non seguo il calcio, non lo seguo più il calcio. Ho chiuso questa perdita di tempo. Buono. Barney, per caso fai informatica? Sì, fa informatica Barney. No, non ci credo, abbiamo trovato l'amico PR di Napoli che segue la Kaizo. No, vabbè, no, io non ce la faccio più, cioè. Oh cazzo, capo, no, questo no, no, non può essere vero, cioè, no, io stacco. Cioè, nella live extra del sabato sera stirata alle 19.49 abbiamo trovato l'amico del PR di... No, vabbè, ragazzi, cioè, è ingiocabile sta roba. È completamente ingiocabile sta roba. Merda, veramente, cioè... Merda. Lo conoscono tutti, davvero, il Barney. È un personaggio noto della scena, capo. Finché fai rain dance e non fai altro, mi sta anche bene. Fa la pozza lui? Nice. Si autodescrive come un gorilla di Napoli lui, bro. Non so se confermi. Uno dei personaggi più sontuosi e importanti della movida napoletana, il Barney, si descrive. Antonino Manuel Carboni, sì, proprio lui. Merda, veramente, ma che cazzo. Un out of rock con la pagliuzza fra Sotogekiss. Non saprei come chiamarlo. Porco dio. Fa più Wing Attack o fa più Shockwave? Fa più Wing Attack, praticamente. Boh, Corsera. Io livellerei con Wing Attack qua, anche perché lui c'ha. Rompe il cazzo. Xizor va bene. Come fa. No, 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 no. Non ta. Dai, che palle sta troia di Corsola, di Oka. Will-O-Wisp mi ammazza, fra. Dio porco. Solo che Charmander non muore da Wing Attack. E... No, devo scegliere cosa fare qua, perché... Potrei provare Shockwave a Charmander, però. Potrebbe essere la hit, Shockwave a Charmander.
Merda, frate, potrei aver fatto la read. Scusa? No, ma... Oh, che palle, porco Dio, però! Shockwave resiste. Wing Attack Noctowl, la poca difesa. Come fa a resistere? Io non lo so davvero. Non volevo fare Wing Attack. Vabbè, ok. Molto bene, cazzo, che fatica. Bella, Pippone. Sono Kofi una 60 buio. Non ave... Scusa, non era una 60 Knockoff? Cioè, se la insegni non è una 60 poi da tracker? Però è sbagliato il tracker allora. O una 20. Boh, me la ricordavo una 60. Sì, opera. Ma vaffanculo, non vedevo l'ora che finissero i Simpson, Futurama e tutte quelle cagate lì per guardare le serie TV. Io li odiavo, Futurama e quelle boiate, l'unico bello era Dragon Ball. Si opera. Merda, Marissa Cooper. Marissa Cooper Nicole. Ho una foto insieme a Summer Roberts, peccato al Colosseo in vacanza, che l'attrice si chiama Rachel Bilson, tipo lei, no? Mi ricordo anche il nome... Idio sì. Non si sa come faccia a resistere a Wing Attack Stabat il bro, ma... Ma perché Peppa non organizza un'uscita con Barney? No, bro, Regigigas! Zio cane l'ho beccato poco fa che mi stava per steccare. Merda, fra. Aveva un sacco di difesa fisica, mi ricordo. Per quello ho fatto Shockwave. Per fortuna, merda, questo mi stira, eh. Ma pure la stab, fra. Soccia. Bisogna stare attenti al Regigigas, è matto. Il Regigigassiante. Elenivemor. Barney, comunque hanno tutti il rispetto di te. Chi passa che qua che è di Napoli, tutti ti conoscono, tutti ti ammirano, Barney, questo va detto. Tutti sanno chi sei. Sei proprio una delle persone più note in città. Vogliono essere come te, Barney. Poco da dire. Non siamo qui a raccontare baggianate. Merda, Barnianzo, Segasi. Questo ha un sacco di special defense, quindi wing attack. Molto bene, bro. Molto bene. Possible not to do. Possible not to do.
Fuck. Beh, nel Telegram c'è tanto contenuto, chi non c'è nel Telegram mi spiace per lui, insomma. Si perde tanto, ecco, si perde tanta qualità. Voglio dire, oh. Scelte. Sono scelte di vita, alla fin dei conti. A che livello impara l'ultima mossa il Togekissio? Si opera questo, fra... Dux Ray? Cosa gli ha fatto di più, raga? Airstamp o Fair Pledge? Airstamp? Può flinciare, ricordiamo. Può flinciare. Uso il full res, vero? Si deve andare full vita, penso, qua. Sì. Che cazzo di misti becco? Porco Dio, però, fra... Che misti è, oh? Ho fatto Wing Attack, no? Quindi devo far Fire Pledge, technically, ora. Perché non gli ho tolto tanto. Ma no, mi denuncia il capobranco? Bella, Urek. È proprio una mossa di merda Fire Pledge, la levo. Faccio più fatica contro gli acciaio, ma tiro Shockwave. Però preferisco perché... Cioè... Beh, Ciccio Gamer, comunque il capobranco dei paguri, fra... È un onore essere come lui. Non è così? Viseron, lei fa credere di non sapere, perché... Beh, ma come fate a cadere come dei fish in tutte le cose che vedete su internet? Cioè, ma secondo te davvero non sai che ha quell'atteggiamento un po' stupido in molte interviste... Perché avendo quell'atteggiamento un po' stupido, poi la gente dice: questa non capisce un cazzo e la nomina. La nomini e uno è curioso di sapere chi è questa e va a vedere chi è. Cioè, è basilare. E ovviamente lo sa, non è una stupida. Porco Dio. Fatto. Poi sincero, io tutta sta ipocrisia sui social anche, cioè lì che... Che se uno necessariamente guadagna con i social, allora deve essere esemplare in tutto e per tutto, per me è un po' folle. È un po' un discorso così. Un giorno ne parlava anche qua su Twitch Atrix di sto discorso. Ha detto: io non devo essere di esempio per nessuno. Cioè, io se voglio fumare in stream fumo, io non devo essere di esempio per nessuno. Io devo intrattenere, io me la vivo per intrattenere le persone. Non è che devo essere il tuo esempio di vita, quello lo devono essere i tuoi genitori. E questo per me è sacrosanto, cazzo. Cioè, boh, non vedo sta roba di attribuire a una che si fa i soldi con i social o sta in giro su TikTok, che debba essere esempio di vita per tutte le ragazzine giovani di qua, di là, di su, di giù. Boh, per me è follia. Una spudorata elemosina per nulla non mi sembra proprio l'utilizzo corretto, insomma, in che senso? Dici della cosa che si era fatto per rifare le tette, ma tu cosa pensi che a svariati degli streamer che tu guardi, magari delle zone di Milano,
perché poi la roba più marcia è sempre lì, che ti mettono i sub goal a 400 sub, dico, per dire, di comprarsi la cam, in realtà non sputtanino quei soldi in alcol e ti facciano credere che gli servono per fare un qualcosa per cui in realtà poi non usano quei soldi. Cioè, fammi capire, tu credi a questo? Hai detto, mi rifaccio le tette, si rifà le tette, magari basta, finita lì. Cioè, anzi, è più apprezzabile delle due come cosa. Ho fatto l'esempio di Milano perché a Milano c'è il peggio marcio di solito. Se stai da un po' nell'ambiente, sai di robe successe a Milano, di gente di Milano, di robe di Milano principalmente. Poi succede anche da altre parti, però principalmente il marcio è lì. Com'è andata la stream, Wizard? Poi secondo me ci sono anche, non tutti ovviamente sono così, dico, ci sono alcune persone così. Ci sono anche quelli che magari mettono i sub goal per X cosa, fanno X cosa e usano i soldi per X, Y, Z cosa, stop, cioè. Capito? Non è quello il discorso, in generale. Ovviamente, minchia palchia. Sì, Tommaso, ci sta. Però quei limiti lì sono imposti dalle piattaforme. Allora non bisognerebbe dire parolacce, non bisognerebbe bestemmiare. Non lo so, a me il politically correct non piace. E secondo me non puoi... Cioè, la soglia limite è quella che impone la piattaforma. Non puoi tirar tu una soglia limite del cosa si può fare o non fare. Facciamo il fulcherano. Ma la vediamo un po' dopo la... Ma le qualifiche sono le 23:30, poi le commentiamo sul Telegram quelle. Anzi, spesso chi sfonda di più... Non spesso, però capita, non poi dipende cosa intendi per spesso. Chi sfonda di più in determinati periodi sono le persone che arrivano a fare le cose più borderline in realtà, quindi... Ma in realtà Red James secondo me si sta tornando un po' indietro dal politically correct, cioè quest'anno secondo me è meno peggio dell'anno scorso. A vedere un po' i social. Poi quest'anno li sto seguendo molto meno i social dell'anno scorso, eh. Hai capito, Forgia? Per me finché non vai a dare fastidio effettivo ad altre persone, cioè... Capito? Se ti devo prendere un esempio pratico, per me quello che il limite da non oltrepassare per fare l'esempio è il gabbrone quando faceva le IRL andando al bar e quelli che erano effettivamente nella loro vita reale, IRL in vita reale, capito? Lì al bar di fianco a lui si dovevano assorbire questo che faceva il coglione. Ah, è vero, Vinny, devo tornare indietro a fare, mi sa. Eccetera, però infastidendo la libertà di altre persone che magari il pomeriggio avevano finito di lavorare in settimana, arrivava il sabato pomeriggio, volevano starsene lì al bar calmi e si beccavano questo qua che andava lì a rompere il cazzo, a urlare o altro nel tavolo di fianco, robe assurde. Questo è il limite superato, no?
però una che sui social dice faccio una raccolta fondi per rifarmi le tette, cioè voglio dire, puoi benissimo non donare, cioè non è che ti viene ti dà fastidio, capisci qual è la cosa? Sì, ho capito. Frash viene denunciato per disturbo, poi prende, se ne va in un'altra città, il giorno dopo fallirle in un'altra città. Capite, questo è quello che succedeva poi. Tutta gente di Milano, il Gabrone, Rospo e la combricola lì che andava nel 2021, che erano 3-4, che poi penso li abbiano permabannati tutti da Twitch questi, però per dirvi. Gente che andava in giro, urlava nei bar, robe assurde. Li cacciavano da un bar dicendosi di non farsi più vedere in zona. Bene, il giorno dopo treno, altra città, nuova roba. Sai. Così facevano, zio. Ma poi è un peccato perché il Gabrone ci ha anche parlato ad Amsterdam che... Cioè, uno che se ci parli off stream è anche sul pezzo. Però si vede che, capito, ai tempi faceva quello. Poi ora, da quello che ho capito, ha ricominciato a fare live. Ho fatto live in Thailandia e mi ero visto uno spezzone. Però, capito, se fai quella roba lì e poi ti arriva uno che gli girano e ti spacca i denti, zio, ti sta anche bene, ecco, questo intendo. È meglio Shockwave o è meglio Stormthrow? Forse la fisica di Stormthrow è meglio di Shockwave. Oh no, chat. Storm secondo me è buona. Però devo togliere Shockwave per forza, perché Aurora Beam è troppo forte, cover anche i draghi. No, Wing Attack non la posso togliere Stab, cazzo. Why non posso togliere Wing Attack Stab? Non so quanto mi serve la mossa lotta. Ho Trower sul ghiacciaio. Che palle sta roba. Ok, che palle perché dico bounce ora mi parla fra. Non è che ne ho troppa voglia, vero? Merda. Aspetta. Che difesa aveva? Cioè. Sole, Deoxys Sole. Aia! Fortifor is the magic number. Sono punti questi, Sono punti, 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 punti. Si è lodato il sole. Si è lodata la luna. Vabbè, facevo Aurora Beam o Wing Attack, però magari lo shotava anche di Wing Attack la Swan lì, tanto. Gli andrebbero tolte, vero? Sì, è vero, diceva che gli andrebbero tolte se una più casa. È vero, che gli andrebbero tolte, dice. Sì, quadro ipocredici. Ma perché si rigira, cazzo? Quadro ipo, tu trolli, quindi non sei credibile purtroppo, cioè... Nel senso, è apprezzabile il tuo provare a, ma tu trolli e lo so che trolli, quindi perché hai un passato dal fazzone che purtroppo non lo possiamo cancellare. Ti conosciamo dal fazzone, frate, con tutte le cazzate che scrivi lì.
Non sei credibile, cioè hai perso di credibilità nel corso degli anni, capito? Io, qua muoio, va a finire che scoppio qui. Merda, però frate, quanti cazzo di danni di Elsa a pigliare, porco Dios. La stai mettendo sotto un punto di vista etico assurdo, Codroy, poi concordo col Cristalli. Cioè... è questo quello che ti perdi, un po' di concetto, secondo me. Porco Dio, questo mi stecca. Ogni volta muoio qui, sempre, fra. Assurdo. Porco Dio. Mi tira una cazzo di... sono più veloce io, più veloce lui, non mi ricordo. Sì, poi dopo però comincio a vivere nella realtà magari. Va bene, però poi dopo magari arrivi a viverti la realtà, cioè come funzionano le cose. Codroipo. Nel mondo reale. Ah, io non gioco off stream, non finisco i try bone away semplicemente. Stop. Il discorso che uno non può avere 10 case che gli vengano tolte, per me è la cosa più assurda mai sentita, zio. Cioè, se uno nella vita si è fatto un culo tanto che può permettersi 10 case, è giusto che se le possa avere. Piuttosto che magari nel tuo ideale una di queste 10 case magari finisce una persona che non fa nulla nella vita, tanto c'è quello ricco che lavora per me, cioè c'è quello che si è fatto il culo, che grazie al culo che si è fatto lui io avrò una casa. No, non deve funzionare così. Cioè, scusami, se uno si fa il culo e riesce ad avere 10 case, è giusto che le abbia. Cioè, ma scusami, Ma non esiste più, Peter, il comunismo, poi oltretutto. In maniera pura. Corresso, fra. I guess... secondo me di Wing Attack l'ho shot, prima lo stavo shottando. Mancano due livelli alla quest, se riesco a passare la palle, anche perché non penso ricapiterà più che con uno di sti Pokémon arrivo a sto punto. Esattamente con uno di questi qua arrivo a sto punto. Pollo, World Boss, palestra, qualsiasi cosa. Alla Silfiante. Devo fare il compromesso mercoledì e giovedì il mutuo. Firmo per il mutuo. What the f... boh, il PP per fare il full clear ce l'ha questo. Defog. Non riuscissi a fare il full clear della Sylph, la palla, trovare dei full res. Potrebbe essere una grande run questa. No, no, Cutie Main. Non puoi dire l'ultima parte della frase. 10 minuti. Buona serata, però 10 minuti. Non puoi scrivere sta roba. Sei matto, tu sei pazzo. Non puoi fare sta roba.
Buona serata, Kitimen torna domattina reformato, chiaramente, comprendendo gli errori anche in quello che hai scritto, perché è abbastanza assurdo. Mi piacerebbe molto fare il full clear, avere. È un incubo ogni volta che. Oh, ma che cazzo, come fanno ad essere più veloci? Questo resiste, che palle. No, prima resisteva, ora no, godo. Ho rollato alto. Vorrei provare il full. Quanti punti da. Io non ho votato. Mi spiace deluderti, ma non ho votato lei. Non mi ricordo neanche. Ho fatto quei test là del cazzo con le domande per votare. Aveva color change. Non ho neanche. Non mi ricordo manco il nome. Ho votato una roba che mi era uscita dai test lì del cazzo. Perché non ho seguito. Come no, tutte le sere che parli della Lega. Sì, con Arceus. Rega, aveva color change, cazzo, parlando seriamente un attimo. Ho fatto qua il test di stream, oltretutto. L'avevamo fatto anche una mattina, ma tipo un sacco di mesi fa l'avevamo fatto. È elettro ora. Allora devo. No, Flamethrower non killa, però. No, no, potevo comunque andare di Wing Attack perché aveva difesa speciale alta quando lui era elettro, anche se era 0-5 era meglio. Fare Wing Attack subito. Anche se era 0-5 su elettro perché lui aveva la special defense alta. Riuscisse a fare il full clear, Cristo. Trower. Don't you cry. La scuso, merda. Sir Broom con addirittura. Talk to the guy. Bello col sole, t'adoro. Bello doppio Deoxys con un botto di XP. C'è il sole fra 59. Il Quag. Lil Quag. Lil Quag. Merda, non ho cura, però muoio alla palestra che c'è da fare dopo qua, mi sa, perché non c'ho cura. E non ne trovo qualcosa qua. Trower mi servirebbe un PP Max perché è talmente rotta che. Un well played. L'onore. Full clear? Porco Dio. Certo che beccare l'ultimo treno era Arceus. Non ti lascia molto tranquillo. La quest era quella di imparare, di vedere tutte le mosse di uno dei Pokémon che prima non le imparavano e ora sì. Quindi Togekiss e altri. E vediamo. Moriremo alla pale, mi sa. Perché non abbiamo cura. L'abbiamo maxato sto Pokémon. Se moriamo alla pale va bene perché è una run da 1000 punti quasi. Ci fa scalare. Stiamo 37esimi ora. Which is ok. Vabbè, tanto. Uff. Forse Wing.
Se passiamo anche sta palla il Nuts, però dura. Just a second when broken. Comunque la roba figa su, la roba forte su Battlegrounds è andare tempo con i non morti. E Murloc sono buoni ora, as always. Solite robe, frate. Devi trovare il monile di Nales, gravissimo. Dragon, Nuts, benissimo. Aurora Beam. Riuscissimo a finire top 10 qua. Ma, what? Ah, ok. Sarei molto contento. I 3 non penso di finirli, ma vediamo. Mancano 11 giorni, 12 giorni, no? Oggi compreso 12, perché anche l'1 poi. Comunque qua ho sbagliato, probabilmente devo fare Wingat. Per ora sta palestra stia andoggiando, eh. Provo il wing attack, giusto perché... ma 33 al giorno è bad se li facciamo, bro. Senza live extra, perché vuol dire che non faccio long run. A meno che non stream un sacco di Kaizo, cosa che... Non mi voglio rovinare la vita per arrivare prima, però, cioè, se devo fare 12 ore di live al giorno e star male mentalmente, non lo faccio. Stop, cioè, non è che... Come dire... Entei... No, bro, che palle, Cristo. È terribile sta roba della speed. Ho usato tutte le cure, ma la speed droppata è so bad. Minchia, terribile. L'abbiamo tenuto ieri il Pokémon, perché ho detto così domattina attacco che morirò alla palestra. Però non potranno scrivere Godo, perché tanto ha fatto 1000 punti. Quindi dopo, da scrivere Godo non c'è granché. Ci sta, Dodge. Ci sta, bro. Doveva morire già prima sta roba. No, non 1000, ma 760. Più ha droppato l'uovo con leggendario, fra. Godo. Minchia se godo.